Da Piazza del Popolo al Duomo fino al Salone Metaurense di Palazzo Ducale, quest'anno è Pesaro, la città dove in occasione del patrono San Sebastiano si è celebrata la quarta edizione della giornata della Polizia Locale delle Marche. La giornata è stata istituita con legge regionale datata al 17 febbraio 2014, disciplina in materia di ordinamento della polizia locale. La polizia rappresenta una parte importante nel delicato sistema integrato di politiche di sicurezza pubblica e urbana. Lo ha ricordato l'assessore regionale alla polizia locale e politiche integrate, Fabrizio Cesetti, rimarcando il ruolo degli operatori che può essere considerato l'anello di raccordo tra la collettività e le istituzioni. La cerimonia è stata impreziosita da un momento musicale composto dagli allievi del Conservatorio Rossini, occasione per riconoscere il valore del lavoro svolto quotidiano e il più delle volte senza clamore dagli operatori di polizia locale, punto di riferimento primario e diretto per i cittadini. Dopo l'approfondimento tematico con l'illustrazione della relazione, la gestione della polizia locale in forma associata, quale strumento dei comuni per le politiche integrate sulla sicurezza urbana, si è svolta la consegna degli encomi agli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia locale che si sono distinti per azioni condotte meritevoli e di contributo alla sicurezza della comunità. La cerimonia prevede una deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti, dopodiché verrà celebrata la Santa Messa ed infine terminerà la cerimonia con la ricorrenza civile. Nella circostanza parleranno le autorità locali, la regione, il sindaco di Pesaro, il presidente della provincia, ed è previsto anche un intervento su un tema che riguarda le forme di gestione associata nell'ambito delle politiche integrate sulla sicurezza. Presente alla cerimonia il presidente della regione Marche Ceriscioli, che ha ricordato l'importanza della giornata. È un giorno importante, il giorno in cui le polizie locali di tutte le Marche si ritrovano attorno al loro santo patrono, un giorno in cui noi possiamo ringraziare questi tanti uomini e donne, operatori della sicurezza del nostro territorio, che permettono di dare con la loro presenza regolazione a quella che è la vita delle nostre comunità. Anche la partecipazione, l'ampia partecipazione a questa giornata è un segno positivo di collaborazione, di scambio in cui le migliori pratiche vengono condivise per dare sempre di più ai cittadini.